L'idea iniziale di questo lavoro nasce appunto da un viaggio di lavoro che ho fatto a New York, a Washington, al National Archives, e quindi il più grande archivio americano della memoria degli Stati Uniti e, come si sa, insomma, anche dell'Europa, perché racconta tutte le guerre che gli americani hanno condotto anche in Europa, sia la prima che la seconda. Allora, lì ho trovato, fra molte centinaia di migliaia di immagini appunto della storia americana e anche della Seconda Guerra Mondiale, c'è un piccolo fondo di alcune migliaia di fotografie a colori sviluppate appunto dagli americani e dai Signal Corps. I Signal Corps erano il servizio di comunicazione dell'esercito degli Stati Uniti, quindi che si occupava di tutti gli aspetti della comunicazione, ma anche quindi del cinema e della fotografia. La fotografia a colori era nata nel 1935, quindi pochi anni prima, ed era obiettivamente difficile da gestire durante le operazioni di guerra. Però Washington decide appunto di utilizzarla, però, come abbiamo potuto capire, con uno scopo particolare: a raccontare una guerra un po' spettacolare, un po' hollywoodiana, proprio una guerra anche rassicurante, perché poi lo scopo era anche un po' quello. E abbiamo voluto mettere in relazione con le immagini dell'Istituto Luce, proprio a confronto con le immagini delle luci, che sono chiaramente un punto di vista esattamente opposto. E lì è il fascismo in declino, di cui Luce appunto è la voce fino agli ultimi giorni, che si vede chiaramente dalle fotografie come cerchi di mettere in evidenza appunto una guerra ancora condotta secondo la volontà del Duce, ma che comunque è fondamentalmente già persa. Quindi il contrasto fra queste due immagini, questi due sguardi, perché appunto l'idea sostanzialmente è questa, vuole proprio documentare questa vicenda. L'Italia che racconta la mostra è un'Italia ferita, esasperata da molti anni ormai di guerra, e però è il periodo naturalmente che parte dallo sbarco degli americani nel luglio del 43 in Sicilia e arriva fino all'aprile del 45, poi ci siamo allungati fino al 46 perché i rapporti con gli Stati Uniti si fondano in quel momento e poi proseguono negli anni successivi. Ma quindi è il periodo della liberazione, dalla prima costa siciliana che viene liberata fino alla liberazione finale del nord, sono due anni di una lunga liberazione, quindi è un paese che, come si vede anche nei film girati dagli stessi Signal Corps, è un paese riconoscente a questo esercito di liberatori ed esasperato dai messaggi del fascismo, da questa guerra che non è servita a nulla. Per quanto riguarda la parte americana, direi che molte di queste fotografie, alcune erano state utilizzate qualche anno fa e sono inedite, nel senso appunto sono fotografie, io ho fatto una ricerca abbastanza ampia, ci sono anche altre immagini insomma lì a Washington, ma comunque insomma, direi che quelle più significative, e quindi sono foto soprattutto non viste, quindi questo aspetto sicuramente è interessante. Ognuna di queste foto poi è veramente una costruzione, una messa in scena, quindi racconta molte cose dentro queste fotografie. Lì gli originali hanno delle lunghissime didascalie che raccontano molto dettagliatamente dal punto di vista degli americani, alle volte facendo anche un po' ridere. Non so, la Fontana di Trevi viene chiamata Fontana Verdi perché non era ancora stata resa famosa dalla Dolce Vita, però appunto, e questo è il punto di vista degli americani. Dal punto di vista del Luce, il Luce ha un archivio di milioni di fotografie, ma queste fotografie, parte di queste fotografie che abbiamo messo, sono le fotografie inedite, nel senso che sono le fotografie censurate, che quindi stavano e stanno tuttora in un fondo a parte, riservate, erano definite, perché erano fotografie che non dovevano essere viste. La mostra che stiamo vedendo è una seconda mostra, dopo la mostra che abbiamo fatto a Roma, a Palazzo Braschi, a Piazza Navona, con grande successo. Nel portare la mostra a Milano ci siamo accorti che bisognava fare una mostra completamente nuova, perché Milano è diversa. Non solo perché la liberazione di Milano è stata diversa, perché è stata diversa la Repubblica che salò a Milano, la Resistenza a Milano,
ma c'è anche una cultura visuale milanese che è molto diversa. E quindi noi abbiamo messo in mostra nuove foto che riguardano Milano, ne abbiamo tolte altre e abbiamo inserito nuovi video, in particolare una bellissima videoinstallazione dove l'ultima apparizione di Mussolini da vivo e la prima da morto, cioè il discorso del Teatro Lirico nel dicembre del 1944, Mussolini vivo, l'ultima sua apparizione, e Piazzale Loreto, 29 aprile 1944, Mussolini morto, insomma l'inizio e la fine. Quindi arrivare a Milano è stata per noi una grande emozione. Milano è per la fotografia qualche cosa che non è Roma. C'è un'attenzione particolare, la fotografia è un'arte moderna, è un'arte industriale, è un'arte dell'editoria, della radio e della televisione, quindi si sposa molto bene con Milano. La mostra presenta più di 140 foto, grosso modo la metà sono americane, tutte quelle a colori, l'altra metà italiane, quelle in bianco e nero. Non abbiamo fatto una cosa cronologica, abbiamo preferito isolare dei temi. Questi temi sono i temi del dolore, i temi del paesaggio, ma poi anche ci abbiamo messo l'intrattenimento, perché anche in guerra si cerca anche di divertirsi e magari di fare anche l'amore. Quindi c'è due sezioni dedicate a questi tentativi di alleggerire la drammaticità della guerra. E poi abbiamo messo insieme i vincitori e i vinti, le vendette e poi quello che abbiamo chiamato rinascere, cioè la fine della guerra. C'è un fortissimo desiderio di libertà, di diritti, è un'Italia dove ancora non votavano le donne, dove si poteva essere denunziati per qualunque cosa, dove non c'era benessere. Diciamo che nel 1945 inizia la ricerca della libertà e la ricerca del benessere, due ricerche che non sono ancora finite, insomma, però ci stiamo provando.